Bossari e Luca Onestini vuotano il sacco, le parole su Jeremias. Daniele Bossari e Luca Onestini vuotano il sacco, le parole su Jeremias Rodriguez. Strascichi, parole dette e non dette, polemiche, incomprensioni, confronti e il grande fratello VIP è anche questo. Lo sanno bene i due ex amici, Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Lo sa ancora meglio Daniele Bossari, il confidente, il maestro di vita, l'uomo che guarda e non passa, ma che anzi si sofferma e analizza le situazioni. Ed oggi, assieme all'ex tronista, ha espresso il suo parere sul fratello di Belen, dopo che durante la diretta di ieri sera è andato per l'ultima volta nella casa, poi è stato eliminato, in escandescenza, battibeccando con l'ex Mister Italia. Ruggini che non si placcano. Meglio allora restarsi e riflettere. E poi vuotare il sacco. Onestini non si dà pace per Jeremias, interviene Bossari. Luca Onestini non si dà pace. Dopo l'ultimo battibecco con l'argentino, non capisce perché in lui siano stati visti secondi fini e poca trasparenza. Io? Pronome d'incredulità, lo ripete come un mantra l'ex tronista. Bossari è lì al suo fianco, nel relax della piscina. Luca, pensi che gli italiani non abbiano capito? Il conduttore di Mistero ha solo parole d'elogio per il bolognese. Per lui, Luca, ha fatto un figurone durante la diretta. Per lui, Luca è un ragazzo maturo ed è pronto a scommettere che gli italiani se ne sono già accorti. Jeremias? Beh, sull'argentino la questione è diversa. Il compagno di Filippa Lagerbach, in sintesi, afferma che è un ragazzo che ancora deve maturare, che le sue escandescenze frequenti lo rendono un personaggio a cui è difficile avvicinarsi, io gli sono stato dietro anche e tutto, però deve far pace con se stesso. Bossari a Luca, i giudizi di Tonon non mentono. Daniele, per dare manforte a Luca. Che se da una parte ha dimostrato fermezza, dall'altra ha tradito un poco di preoccupazione, cita anche Tonon, guarda che Raffaello è una persona che con il suo linguaggio ha una capacità incredibile di analizzare quel che accade. Il conduttore prosegue, suggerendo a Luca di ricordare quando l'opinionista milanese ha parlato di chi è già maturo e sa relazionarsi con la società e chi fa un po' di fatica. E nei primi, a sua detta, Onestini ci entra di diritto. Altri, il riferimento a Jeremias era lampante, sono giovani che probabilmente devono ancora crescere da quel punto di vista.